Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3». Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a giovedì 26 ottobre 2023. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 12 di San Luca, versetti 49-53. Mi permetto di dire, prima di passare a leggere il libro Sequela di Bonhoeffer, di non dimenticare mai questo brano del Vangelo. Con facilità lo scordiamo, anche se è molto famoso, anche se è molto scomodo, o forse proprio perché è molto scomodo, lo dimentichiamo, non ne parliamo, lo mettiamo da parte. E invece in questo Vangelo c'è dentro tutto il mistero che accompagna la vita cristiana. Proseguiamo con questa lettura di Bonhoeffer, che sta parlando proprio della via stretta, no? Ne abbiamo parlato ieri. Scrive: «La via del Figlio di Dio in terra, la via che dobbiamo percorrere come cittadini dei due mondi, al limite fra il mondo e il regno dei cieli, come potrebbe essere una via larga? La via giusta non può non essere la via stretta». Tra i discepoli di Gesù deve continuamente riprodursi la separazione. Ecco, vedete, neanche a farlo apposta, ecco che riaccade una volta nella quale il Vangelo è perfettamente assonante con la meditazione che stiamo facendo. Quindi tra i discepoli di Gesù deve continuamente riprodursi la separazione. I discepoli non devono pensare di poter semplicemente sottrarsi al mondo e di restare ormai senza pericoli nella piccola schiera che avanza per la via stretta. Verranno fra loro falsi profeti, e con lo scompiglio aumenta anche l'isolamento. Ecco, uno accanto a me, apparentemente un membro della comunità, un profeta, un predicatore, in apparenza, in parole e in opere un cristiano, ma interiormente spinto verso di noi da oscuri motivi, interiormente un lupo rapace, la cui parola è menzogna e l'opera inganno. Egli, finiamo quello che dice, egli sa mantenere bene il suo segreto, ma svolge in segreto la sua opera tenebrosa. È fra noi, non perché spinto dalla fede in Gesù Cristo, ma perché spinto dal demonio nella comunità. Forse cerca il potere o l'influenza, il denaro, la gloria, che viene dal suo pensiero e dalle sue profezie. Cerca il mondo, ma non Cristo Signore. Nasconde il suo oscuro proposito in apparenze cristiane e sa che i cristiani sono un popolo credulo. Nelle sue vesti innocenti conta sul fatto di non essere smascherato. Egli sa anche che ai cristiani vi è dato giudicare e lo ricorderà loro al momento giusto. Forse non sa nemmeno lui tutto questo, forse il demonio che lo spinge ad agire gli obnubila la chiara visione di se stesso. Ecco, questa è una fotografia terribile, terribile, veramente molto, molto amara, purtroppo assolutamente vera. Quindi Bonhoeffer dice: la questione non è semplicemente sottrarsi al mondo, cioè il problema non è solamente il rapporto col mondo. È come se sottrarsi al mondo vorrebbe dire rimanere senza pericoli nella piccola schiera di coloro che avanza per la via stretta. Perché ci saranno questi falsi profeti? Questi falsi profeti cosa faranno? Getteranno scompiglio e quindi aumenterà il senso di isolamento. Quando si respira, quando si è agitati, scompigliati, no? Quando si è turbati,
sconvolti da questi falsi profeti, si sente in modo particolare l'isolamento, ci si sente soli. Non c'è più solamente una sorta di solitudine rispetto al mondo e di percezione anche di pochezza di coloro che stanno percorrendo la via giusta, no? Ma quando il problema viene dall'interno, ecco i falsi profeti, quindi questo scompiglio che generano crea un isolamento terribile, uno proprio si sente solo e dice ma allora sono proprio solo, cioè è come se perdessi i suoi punti di riferimento, è terribile, è un'esperienza terribile che molti cristiani hanno fatto e fanno, moltissimi. E allora lui spiega, dà un po' l'identikit di questo falso profeta, di questi falsi profeti, perché non è che ce n'è uno, vari, e dice uno accanto a me, un membro della comunità, un profeta, un predicatore, in apparenza un cristiano, in apparenza fatta di parole e di opere, un cristiano, ma interiormente, spinto verso di noi da oscuri motivi. È un lupo rapace, la cui parola è menzogna. Guardate, c'è da tremare, veramente. C'è veramente da tremare, ha fatto una lettura. La parola è menzogna, l'opera è inganno. C'è questo rapporto tra apparenza e interiorità. Quindi vive accanto a me, è un membro, un apparente membro della comunità, è un profeta, un predicatore, in apparenza e opera un cristiano, ma interiormente è mosso da motivi oscuri. Dentro è un lupo rapace, quindi che sbrana, che ghermisce, che attacca, che cerca prede, che è feroce, che è spietato. Un uomo, uomini, questi falsi profeti, la cui parola è menzogna, sono falsi, sono bugiardi, non sono capaci di verità, odiano la verità, odiano ciò che è vero. Odiano tutti coloro che seguono la verità, odiano tutti coloro che seguono la via stretta. Questi sono i falsi profeti di cui parla Bonhoeffer, che gettano scompiglio, che fanno percepire questo isolamento, che non costruiscono niente, sono distruttori, dissacratori, profanatori. Sembra che il loro operato sia solo quello di portare morte, portare distruzione morale, distruzione della bellezza, dell'ordine, distruggono tutto. E come prendere 2, 3, 4 porci e liberarli dentro a un campo di gigli, un macello. Se voi tornate lì dopo una giornata, non troverete più neanche le radici di quei gigli. Hanno distrutto tutto. I falsi profeti sono dissacratori, profanatori, portatori di morte, distruttori della speranza, distruttori dell'umanità. Succhiano ogni energia vitale, ogni mozione dello spirito. Sono capaci solo di inganni e di bugie, di menzogne e di falsità. E hanno
appunto perché sono mosse da questi oscuri motivi. E perché tutto questo lo dice dopo, ma noi lo anticipiamo già, lo riprendiamo già adesso, perché sono mossi dal diavolo. È il diavolo colui che sta dietro di loro, colui che li manovra, colui che li conduce, li dirige. I falsi profeti sanno mantenere bene il loro segreto. E qual è il loro segreto? Il loro segreto è apparire come profeti, predicatori, cristiani, starti accanto anche, ti vivono accanto, non c'è problema per loro. I lupi non hanno problema a vivere accanto agli agnelli, i porci non hanno problema a vivere accanto ai gigli, nessun problema. Ma voi avete mai visto un maiale? Che cosa è capace di fare un maiale? Quando voi, a parte la puzza, è insopportabile avvicinarsi a una porcilaia, è proprio una roba terrificante, un odore che è una roba incredibile. Un allevamento di mucche non riesce a fare tanta puzza quanto quattro maiali messi insieme. Una cosa impossibile. Se voi li fate uscire dalla porcilaia e notate, nella porcilaia non c'è niente. Sì, c'è il trogolo dove queste bestie vanno a sgrufolare e mangiare, mi viene un po' difficile da dire, perché pensate, la mucca, no? Va nella mangiatoia, bellissima questa immagine, Gesù nasce in una mangiatoia, no? Quindi la mucca, perché è il pane eucaristico e che verrà mangiato, quindi molto bello, no? E voi accanto a Gesù, tutti abbiamo in mente, abbiamo un bue, l'asinello, no? Ecco, nessuno si è mai sognato di mettere accanto a Gesù un maiale. Cioè proprio non ti viene. E quindi appunto la mucca ha la sua mangiatoia, doveva mangiare, ma... E se voi andate a vedere un allevamento di mucche o anche un tempo quando c'erano le stalle, no? Con dentro la mucca, tutto molto bello, molto pulito, certo, va bene, c'era un po' di odore della mucca, però una volta sapete che nelle stalle dicevano il rosario, è impossibile dire il rosario in una porcilaia, nessuno sarebbe capace di poter pregare, sedersi con i bambini in una porcilaia, è impossibile, mentre una stalla si stava nella stalla, faceva caldo, no? Si stava bene. Poi c'era il latte appena munto e poi c'era la mangiatoia. Il trogolo, invece, non ha niente a che vedere con la mangiatoia. È proprio degno di un maiale. Mi verrebbe da dire che è un nutrirsi senza dignità. Cioè, capite, poi va bene, sono bestie, ok? Però proprio per dare una, come dirvi, una lettura che vada anche un po' oltre, no? Una lettura un po' simbolica, che vada un po' oltre e ci faccia un po' capire le cose. E i falsi profeti sono proprio maiali, è come avere davanti dei porci, hanno proprio questo stile. Quindi ti mangiano accanto, se ti stanno accanto, sì, ma come il maiale col trogolo, e lo si percepisce, no? Che c'è qualcosa che non va lì dentro, che non è come essere accanto alla mucca nella mangiatoia, si sente che è una roba diversa, si vede dai modi, no? Proprio anche da colui che è condotto dal diavolo, non vive nell'ordine, non porta ordine, non porta bellezza, non, no, perché... Chi gli abita dentro, ma chi gli abita dentro è antiumano, non c'è nessuna umanità in Satana e quindi lui distrugge tutto ciò che sa di umanità, quindi il decoro, l'ordine, la pulizia, la bellezza,
la speranza, lo stupore, anche una sana ingenuità, no? Una bella innocenza. No, il falso profeta dissacra tutto, distrugge tutto, azzera tutto, brucia tutto, rade al suolo tutto. Terribile. E quindi vive in questo segreto. E molte volte, speriamo siano sempre di meno, ma comunque, molte volte noi stupidi, perché siamo instupiditi da questo brutto vizio di guardare l'apparenza delle cose e non andare oltre l'apparenza, di accontentarci di quanto siamo accarezzati nei nostri gusti, nei nostri piaceri, no? Di quanto siamo proprio stupidi. Noi alle volte dimostriamo una grandissima stupidità, una grandissima stoltezza, perché non siamo capaci di andare oltre l'apparenza. Viviamo di apparenza e siamo condannati da questa apparenza. Noi, instupiditi dall'apparenza, cosa facciamo? Ci lasciamo ingannare dal loro segreto, dal segreto dei falsi profeti. Che cosa fanno? Che è quello di saper tenere insieme l'apparenza con l'interiorità. Cioè, loro conducono interiormente una vita da lupi rapaci, mossi da oscuri motivi dietro ai quali c'è il diavolo e la cui parola è menzogna e inganno. Esteriormente, apparentemente, invece appaiono dei cristiani modello, no? Ma è tutta una recita. È tutta una recita, è tutta una menzogna. Sono falsi profeti, membri della comunità, sì, membri per distruggerla, membri per sbranare gli altri membri, membri per dissacrare lo statuto della comunità, per strappare dal cuore dell'uomo Dio. Questo è lo scopo. Radere al suolo ogni intimità divina in chi gli sta accanto. Distruggere il rapporto col Signore. Portare via Dio, nascondere Dio, obnubilare Dio. E quindi questi falsi profeti cosa fanno? Svolgono in segreto la loro opera tenebrosa. Cioè in apparenza fanno vedere che sono bravi, sono cristiani, sono qui, sono là. In realtà la loro opera, che è un'opera tenebrosa, viene svolta nel segreto, c'è tutta una macchinazione dietro, che noi, scioccamente, stoltamente, siccome ci nutriamo di apparenza, siccome ci piace l'apparenza e non andiamo mai a grattare bene la crosta per vedere cosa sta dietro, e noi lasciamo fare, così alla fine ci troviamo serviti barba e capelli senza neanche saperlo. È fra noi, scrive Bonhoeffer, il falso profeta, i falsi profeti sono fra noi. Non perché spinti dalla fede in Gesù Cristo, ma perché spinti dal demonio nella comunità. Cioè il demonio spinge nella comunità questi falsi profeti, li fa entrare nelle comunità. Questi non sono spinti dalla fede in Gesù, ma dal demonio. Sono nella comunità spinti dal demonio, mossi da lui. E ci sono dei santi che hanno fatto delle riflessioni molto belle su questa questione, dove dice, adesso non mi ricordo più i nomi, ma dove dicevano: state attenti, perché lo scopo del demonio è proprio quello di infiltrare, di far entrare persone sbagliate nelle comunità religiose, nelle comunità cristiane, nelle parrocchie, ovunque c'è un insieme di cristiani, perché così possono portare avanti il loro scompiglio. Ed è da lì che lo riconosci. Che non è l'inquietudine che fa nascere il santo, cioè non è l'inquietudine di Padre Pio, che stando lì accanto uno dice: mamma mia, sono fuori strada, mi inquieto perché sono fuori strada, ma poi cambio, no? Poi mi trovo bene. No, loro creano scompiglio perché confondono le carte, gettano sabbia negli occhi, creano nebbia, non capisci più niente, parlano un parlare che non capisci niente. Alla fine uno dice: ma questo cos'è che ha detto? Ma dov'è che vuole andare? Cioè, è terribile. Dice, forse cerca il potere o l'influenza, il denaro, la gloria. Certo che cerca il potere, l'influenza, il denaro, la gloria. È il demonio quello che cerchi, se non quello. E poi dice, cerca il mondo. Capite? Cerca il mondo, non cerca Gesù. Il falso profeta cerca il mondo, non cerca il Signore.
Verissimo. Verissimo. Ed è lì che si può capire. Quando uno guarda una persona, devi dire, ma questa persona cos'è che sta cercando? E voi direte, ma io come faccio a capire uno che cosa cerca? Guardate. Quando uno cerca qualcuno o qualcosa, non ha in mente e in bocca altro che quel nome. Non riesce a pensare ad altro. Proprio poc'anzi, prima di fare questa meditazione, stavo cercando una cosa e non riuscivo a pensare ad altro che a quella cosa che stavo cercando. Non avevo in bocca, in testa, altro nome che quella cosa che stavo cercando. Se noi stiamo cercando Gesù Cristo, chi ci sta accanto lo capisce, perché nella nostra bocca, nella nostra mente, nel nostro fare, c'è solo Gesù. Siamo interessati a Gesù. Se io cerco il mondo, lo si capisce, perché di Gesù non parlo mai. Non mi interessa parlare di Gesù, perché non mi interessa Gesù. Mi interessa il mondo, mi interessano le logiche del mondo, mi interessa cosa fa il mondo, come si muove il mondo. Mi interessa seguire i protocolli del mondo, non quelli del Vangelo. Non mi interessa il Vangelo. Non mi interessa la volontà di Dio. Non mi metto a interrogarmi e dire, guardate, mettiamoci insieme, cerchiamo di capire, ma che cosa vuole la volontà di Dio per noi, su di noi? Cosa ci chiede oggi? Noi dobbiamo fare la volontà di Dio, non la nostra volontà, ma non la volontà di Dio, che cosa ci domanda? No, assolutamente. Il falso profeta non cerca la volontà di Dio. Il falso profeta cerca se stesso. Cerca la volontà del demonio. Cerca di distruggere, cerca di profanare, di dissacrare, diverso. Nasconde, ecco, vedete, nasconde il suo oscuro proposito in apparenze cristiane. E sa che i cristiani sono un popolo credulone. Ecco, questa è una sentenza vera, terribile. Ma come un popolo credulone? Ma noi non dobbiamo essere creduloni. Noi dobbiamo essere persone assolutamente vere, persone che ragionano, persone che pensano, persone che scavano, persone che non si accontentano mai. Perché se no, questi falsi profeti che nascondono l'oscuro proposito in apparenze cristiane porteranno a termine la loro missione di morte. Nelle sue vesti innocenti conta sul fatto di non essere smascherato. Sì, certo, perché se io sono un credulone, come faccio a smascherarlo? Non smaschero nessuno. I creduloni credono tutto, sono con la bocca aperta, certo. E quindi i falsi profeti sono tranquilli, perché tanto nessuno li smaschera. Che problema hanno loro? Fanno quello che vogliono, quando vogliono, come vogliono, dove vogliono, con chi vogliono. Perché tanto i creduloni diranno sempre sì. Mai che si fermano e pongono la domanda e dicono, scusa un momento, ma sta roba è giusta, ma sta roba va bene, ma questa cosa è corretta, ma dove stiamo andando, ma cosa sta succedendo? No! Come il Titanic che affonda, quelli sono alla sala da ballo che ballano, che uno dice, ma dove ce l'hai la testa? No, ma adesso è l'ora delle danze. Ma come l'ora delle danze? Ma la nave sta affondando, morirete tutti tra un'ora, ghiacciati dentro le acque con gli iceberg. Ma cosa state dicendo? No, adesso è tempo di ballare. Non fare il profeta di sventure. Non venire qui a inquietarci. Ma non vedi che bello? Ma guarda, ma mettiti al bar, bevi, mangi anche tu. Intanto la nave va giù. Poi quando quelli si svegliano perché vedono entrare l'acqua del mare, stiamo affondando, e sì, ormai è finita, basta, c'è più tempo, fai la fine del topo. Dopo, ma io avrei voluto, ma io avessi saputo, ma perché nessuno me l'ha detto, ma come nessuno me l'ha detto? Guardate, dobbiamo cercare di svegliarci, Dobbiamo cercare di svegliarci, i mezzi li abbiamo, ci sono persone, ci sono sacerdoti, ci sono intellettuali, ci sono filosofi, ci sono tanti professionisti che hanno fatto della verità la ragione della loro vita e che dicono delle cose bellissime, fanno dei ragionamenti verissimi e che non si stancano mai, anzi proprio si svenano per cercare di dare tutte le indicazioni del caso, per farci ragionare, per farci capire. E noi dove siamo? Noi che guardiamo la televisione dalla mattina alla sera non sappiamo le cose importanti, fondamentali, certo, perché? Perché ci accontentiamo dell'apparenza che ci danno. Non andiamo a cercare ciò che sta
sotto, ciò che sta dietro e ciò che veramente si muove. Non può esserci restituita la realtà nella quale viviamo da una scatola che è la televisione e in mezz'ora di telegiornale. No, la realtà che noi viviamo non viene restituita così. Lì viene data una parte di una parte. Dobbiamo imparare veramente a essere molto più vigilanti, molto più attenti, molto più riflessivi. Non so, ecco, secondo me dobbiamo stare attenti, bisogna fare ragione. Egli sa anche che i cristiani è invitato a giudicare, lo ricorderà loro al momento giusto. Certo, ah, tu non mi devi giudicare. Tu mi stai giudicando? Sì, certo, perché Dio mi ha dato l'intelligenza. Eh no, Gesù ha detto non giudicate, non sarete giudicati. Calma. Calma, calma. Vero che Gesù ha detto non giudicate, non sarete giudicati, certo. Ma l'intenzione del cuore, la tua anima, è certo, io questa non mica la posso vedere. Certo che non devo giudicare le tue intenzioni, la tua anima, ma i fatti, quelli e come se li devo giudicare, perché Dio mi ha dato un'intelligenza e questa intelligenza mi serve proprio per giudicare, per dire no, questa mela è rossa, non è verde, sì, sì, no, no. Non il bianco che diventa nero, nero che diventa bianco e poi mille sfumature di grigio. No. Capite? Noi dobbiamo giudicare, abbiamo il dovere morale di giudicare. Oggettivamente i fatti, certo, nessuno potrà dire quella persona che cosa nel cuore, ma ci mancherebbe. Ma i fatti, quelli li dobbiamo giudicare, certo. Del resto Gesù che cosa dice? Dai frutti riconoscerete la bontà dell'albero e questo non è un giudizio. Certo che è un giudizio, giudicando che da quel fico vengono fuori fichi marci o da quel pruno, apparente pruno, vengono fuori, boh, non lo so, le spine, io sto giudicando, sto dicendo no, questo albero è marcio, questo qui è un albero cattivo, questo sembrano more, ma non lo sono, questi sembrano funghi buoni, porcini, invece sono amanite falloide, questo mi fa morire, devo giudicare. Forse, scrive lui, non sa nemmeno lui tutto questo, forse il demonio che lo spinge ad agire gli obnubila la chiara visione di se stesso. Sì, questo è molto possibile. Però, aggiungiamo, come ha fatto ad arrivare fin lì? C'è un percorso, non è che succede da oggi a domani. Capite? Magari abbandonando Gesù Cristo, magari affogandosi nel peccato, per esempio. Magari abbandonando un esame di coscienza. Certo che voi capite. Capite, no? Se io dico che vado a pregare, va bene, io prego, ma se quando inizio la mia preghiera io dormo, questa non è la preghiera. No, ma il Signore guarda la buona intenzione. Sì, va bene, ma tu non cresci di una virgola. Cioè, noi se facciamo una preghiera dobbiamo pregare. Poi va bene, capita la volta in cui mi scappa il sonno, ci sta, va bene, ma la preghiera è la preghiera. Se un neurochirurgo va in sala operatoria e quando ha aperto il cranio di una persona, quello si addormenta col bisturi in mano, dico scusi un momento, ma scusi, questa persona qui c'ha la testa aperta, eh? Ah no, ma io mi sono addormentato, va bene, ma va bene lo stesso, io sono qui a fare il neurochirurgo, ho capito, ma se non lo operi cosa facciamo? Cioè, o dormi o lo operi. Non è che un professore può andare a scuola e dire buongiorno, tu giù la testa dormi per un'ora, lo licenziano. No, ma quello che conta è che io sono qui. No, quello che conta è che tu fai professore. Non che tu sei qui. Devi essere qui. E adesso devi anche fare professore. Quindi devi insegnare. Non si capisce perché quando andiamo dal Signore, invece, tranquillamente ci autogiustifichiamo dormendo. Ma neanche ci facciamo un problema. Che lui si tira insieme e dice, ok, di 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora, quello che è, davanti al Signore, quanto tempo ho passato io pregando? Zero, perché ho dormito russato. E allora non hai pregato. Cioè lo dice il linguaggio, no? Io ho dormito. E ma io quando dormo, dormo. Non è che quando dormo studio, quando dormo mangio, quando dormo... No, quando dormo, dormo. Se devo mangiare, mangio. Se devo camminare, cammino. Ma devo essere sveglio. O dormo, sono sveglio. Se dormo, dormo. Se dormo, non prego. Non sto pregando. Cioè, capite? Voglio dire, certo, dopo uno dice, io sono passati 10 anni, non so come ho fatto ad arrivare a questo punto, non me ne sono neanche accorto. E no, ho capito, ma se tu in tutto questo tempo hai completamente tagliato fuori dalla tua vita Dio, lo Spirito Santo, la meditazione, l'introspezione, l'entrare in te stesso, come dice Santa Teresa, ma di quale vita divina stai vivendo tu?
Come può Dio parlarti se nel momento in cui tu ti metti davanti a Lui dormi? Ma che dialogo c'è? Ma immaginatevi, a me queste cose qui mi sembrano talmente... Abbiamo perso la capacità logica, ci manca il logos nel cervello. Ma com'è possibile che io vado davanti a una persona, ciao, 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 tu giù la testa e dormo. Poi dopo un'ora mi sveglio e dico, ah che bello essere stato qua con te, abbiamo parlato insieme. No, veramente tu hai dormito, non abbiamo parlato insieme. Che comunicazione c'è stata tra me e uno che dorme? Io posso dire tutto quello che vuole, tanto quello dorme. Che cosa ha imparato da me quella persona? Se dormiva non ha imparato niente. Che cosa ha ascoltato? Niente. Vedete come è facile cadere in questo inganno. Dormire, distrarsi davanti al Signore. E posso stare lì nella casa di Dio 3 giorni e 3 notti, ma se non ci sto nel modo giusto non serve a niente. Quindi stiamo attenti, perché poi il demonio obnubila la mente e non ne siamo più neanche in grado di capire che siamo diventati falsi profeti. Però lì non ci si arriva per caso. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato.